giocatori devono assolutamente rendersi conto, e si sono resi conto, uno, che la prestazione poteva essere migliore e che, al di là di tutto, si gioca per vincere, quindi il risultato andava portato a casa, deriffa o deraffa. Dopo si discuteva del perché e del come si poteva fare meglio. Questo è quanto. Quindi nessuna tragedia, nessun problema. Punto, l'abbiamo fatto, andiamo avanti. A meno di 48 ore abbiamo un'altra partita. Come siamo messi? Ma siamo messi con qualche acciaccato normale, qualcuno che non ha ancora recuperato e che valuteremo domani mattina. Niente di che solito, insomma, penso che sia un problema di tutti. Però preoccupa il fatto che manchino quattro uomini importanti in tutti i reparti. Ma preoccupa, è un dato di fatto, devo sempre guardare oltre questa cosa qua. È così e vedremo di mettere in campo comunque, sono convinto di mettere in campo comunque una squadra competitiva. Stelta avete imparato anche a gestire certe situazioni, magari il pubblico altrimenti più di 8.000 in casa, molti meno fuori per ovvi motivi, però nessuna squadra ha detto questo girone è una squadra materasso, anche se il Gubbio è il gruppo dietro. No, no, perché se guardi, se parliamo sempre di singoli, insomma, di qualità dei giocatori, sono squadre che hanno giocatori importanti, anche quelle di bassa classifica. Quindi i materassi, a parte che i materassi non sono mai esistiti, però in particolare è un girone molto competitivo, si è sempre detto, domani ci sono 3-4 giocatori di grande qualità nel Gubbio. Il fatto che abbiano cambiato allenatore dopo un po' di giornate vuol dire che anche loro pensavano di avere una squadra più forte, perché quello è un segnale. Quindi sicuramente sarà una partita dura come tutte. La cosa importante, come si diceva prima, è che proprio essendoci squadre di qualità non possiamo permetterci di regalare un quarto d'ora a 20 minuti, in nessun caso. Invece Ravenna ha un potenziale simile al vostro, Covella. Il Ravenna? Non giocate No. sabato? Beh, nel Ravenna ci pensiamo giovedì, dai, adesso non, ho già i miei problemi a pensare partita per partita. Ravenna è un'altra squadra buona, che su un telaio collaudato, tanto per dire una battuta, un telaio collaudato ha inserito 2 o 3 giocatori di qualità, quindi è una buona squadra anche loro. Loro stanno facendo anche un campionato importante. Lei ha parlato di ritmo diverso, a volte partite forte, a volte invece andate molto più piano. A Gubbio come si deve partire? Allora, le squadre forti gestiscono le partite a seconda dei momenti. Leggevo l'altro giorno, che poi è normale, perché siamo in Italia sono tutti fenomeni. Qualcuno critica la Juve che ha fatto 800 partite e 799 vittorie, che per carità non sta simpatica tanto neanche a me, però come fa a criticare una squadra che ha vinto praticamente il 99,9% delle partite dall'inizio dell'anno oggi? Però in Italia riusciamo anche a fare in questo. La citazione era la Juve. Una delle critiche che prende, per esempio, è: partono sempre forte, fanno il gol e dopo smettono di giocare. L'hai mai letta sta cosa qua? Ecco, questa è la classica osservazione all'italiana. Loro cosa fanno? Fanno il gol e dopo, spesso, provano a fare un raddoppio. Se vedono che è, si mettono lì tranquilli e dopo, con la qualità dei giocatori che hanno, gestiscono la partita, magari a un ritmo più basso, e cercare il raddoppio. Ecco, questo è un esempio. Però loro sono la Juve. C'hanno 17 campioni del mondo, 45 ex Real Madrid e tutto quanto. Noi così forti non siamo, non so se lo saremo mai, ma non lo siamo ancora. È lì, secondo me, il margine di crescita. È una questione, dopo una squadra che esprime delle volte un ritmo importante, delle volte anche gioco importante, tutto quanto, vuol dire che può crescere ancora. E questa è la cosa importante. Però siamo ancora come un puzzle dove non tutti i pezzi sono andati a posto. Ecco, Quindi mettiamola state così. studiando orientale. Ma assolutamente sì, noi stiamo studiando la squadra forte, non siamo ancora una squadra forte, lo testimoniano questi piccoli cali di tensione, queste situazioni qua. Però ripeto che anche in queste condizioni, sull'1-0, bisognava tirar fuori la bava e portarsi a casa il risultato, deriffa o deraffa. Dopo andavamo a discutere di cosa non andava, come si è sempre fatto, perché ripeto che anche sull'1-0 per noi non è che mi metto a fare degli sconti. Quello di cui non si era contenti, non si è contenti lo stesso, almeno per me, insomma, allenatore. E secondo me bisogna fare il 100% tutti quanti, anche qualcosa in più del nostro, per portare a casa lo 0-0. Scusami, l'1-0. Questo non è successo, a cominciare dall'allenatore. Termine della gara, l'ultima gara lei ha detto andiamo a riprenderci a Gubbio i punti che abbiamo lasciato qua. Ma sì, ma noi non cambia niente, avessimo vinto, avessimo perso, avessimo pareggiato, l'idea è quella di andare a Gubbio e cercare di portare a casa la partita. Dopo siamo consci che andiamo a giocare con una squadra forte, di qualità, e quindi cercheremo di prendere quello che la partita ci dà, però noi dobbiamo metterci del nostro, sicuro. Grazie. 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 Grazie.